si premiano i primi 56 maestri artigiani della Liguria, un progetto della regione. Qual è il futuro di questo progetto? Il futuro di questo progetto è quello di riqualificare tutto il settore dell'artigianato, accendere un faro e mettere una premialità per chi comunque rispetta alcune regole che fanno sì che l'artigianato ligure possa essere un artigianato di alta qualità. Credo che far conoscere il nostro territorio, riuscire a tramandare anche quelle che sono le tipicità e le capacità che hanno i nostri artigiani nel produrre, sia un elemento essenziale in un mondo sempre più globalizzato, dove in realtà i vantaggi competitivi dei territori sono dati anche dalla trasmissione della conoscenza. Quindi dobbiamo trasmettere questa conoscenza agli altri e farci conoscere. In questi giorni sono stati invitati anche della stampa straniera, svizzera e francese, alla quale avete raccontato in un tour le esperienze delle botteghe storiche di Genova. Com'è andata? Beh, è andata benissimo, moltissimi sono rimasti sorpresi, hanno capito quanto è bella la nostra città e la nostra regione e soprattutto quanta cultura c'è dietro agli artigiani che molto spesso fanno la loro attività utilizzando tradizioni secolari della nostra terra. Quindi il valorizzare un elemento come il nostro artigianato e creare un marchio di qualità vuol dire anche portare poi avanti un turismo di qualità e soprattutto farsi conoscere all'estero come elemento di tipicità e di alta qualità. Sono i due elementi essenziali oggi in un'economia dove stare sul mercato è sempre più difficile, dove non si va a risparmiare sul costo del lavoro, sul costo della materia prima, ma si punta su una qualità e su nicchie di qualità che sono quelle poi più resistenti in caso delle crisi economiche. Quindi è anche un buon modo per rafforzare il nostro sistema produttivo. Quali sono le qualità, le caratteristiche di questi maestri artigiani che verranno premiati oggi? La caratteristica del maestro artigiano è soprattutto i 7 anni di anzianità minimo, la professionalità, la capacità e l'attitudine all'insegnamento. Molto importante l'attitudine all'insegnamento perché? Perché questo vuol dire divulgare il nostro mestiere, insegnarlo ai giovani e far sì che questo non vada a finire, a terminare, sì. Da questo tour genovese cosa porta in Svizzera come ricordo della Liguria? È stato molto bello vedere tutto questo artigianato così raffinato, così ben elaborato, queste tradizioni molto, molto vecchie, molto interessanti, sì, tutto il sapere che c'è in Liguria. Poi per noi in Svizzera, la Svizzera non è solo le grandi banche, le grandi imprese come la Novartis, la Svizzera è costruita sull'artigianato, questo non si sa nel mondo, ma tutta la ricchezza della Svizzera proviene anche dall'artigianato, per cui a me fa particolarmente piacere vedere questo artigianato anche rivalutato in Liguria.